Programma in collaborazione con Magnitudo, www.magnitudostyle.com, Freeway Bike, il custom in edicola, Franco Cuoio, borse e accessori per moto e bici, Focus Bike Italia. Derapatori, siete tra le numerose vittime che hanno ceduto al fascino del fuoristrada senza rinunciare all'asfalto, asfalto spesso rovente, come rovente la vostra passione per le due ruote. Allora sicuramente il supermotard è la disciplina che fa per voi ed è obbligo non perdervi il trofeo degli Appennini, organizzato dai nostri amici del Motoclub della Futa. La regia di questo trofeo è, ripeto, dei ragazzi del Motoclub della Futa, che già lo scorso anno si sono fatti notare invitandoci a Monghi d'Oro per una tappa di un altro campionato, ma sempre di supermoto. Let me take you on a ride. Si svolge in tre tappe ed è suddiviso in cinque categorie: Fighters, Expert, Basic, Madame Motard e Promo Sport. Direttore di gara? Siamo pronti? Allora, diamo l'ingresso, diamo segnale a parco chiuso per far entrare tutti i piloti della categoria Basic che verranno qui ad allinearsi sulla griglia di partenza. Noi di Biker Explorer partecipiamo alla seconda tappa che si svolge nella terra dei motori, l'Emilia Romagna, ed esattamente ci troviamo a Bologna. Gli speaker sapranno coinvolgerci con i loro commenti nelle dinamiche del circuito e non sarà difficile restare con il fiato tirato ad ogni derapata. Guarda, per il momento ho fatto soltanto tre giri, il trofeo è bello, l'ho fatto anche l'anno scorso, molto divertente. E adesso che fai? Sto accorciando i rapporti per avere più gas pronto. La caratteristica di questa gara è che si svolge in concomitanza a una grande festa dedicata a tutte le età, il Live Motor Show. Quindi lo spettacolo non è solamente legato al supermotard, ma ad un vero e proprio speciale sui motori. Addio bon, perché non va bene. Il Parco Nord di Bologna si trasforma così in un motor park, con gare, enduro e l'immancabile drifting. Riesco anche a fare tipo freestyle così, no? Capito? Ok? Guarda questo. No, ma ci si diverte, guarda, poi ci sono tanti amici. Di compagnia. Si fa finta di divertirci, però quando siamo dentro ci pestiamo fuori. Immagino. Paolo Marchioni, presidente del Motoclub della Futa. Paolo, rieccoci noi insieme per una nuova avventura, un trofeo tutto rinnovato, il trofeo degli Appennini. Quali sono i principali cambiamenti rispetto alle passate edizioni? Beh, allora, quest'anno abbiamo dovuto fare un po' le cose più in grande. C'era un vuoto un po' a livello regionale per quanto riguardava gare di supermotard e abbiamo deciso di creare, oltre a quella che era la nostra classica manifestazione, un vero e proprio trofeo. Per questo ci siamo appoggiati ad altre due organizzazioni, il circuito di Pomposa e l'organizzazione Centaura,
e abbiamo creato un trofeo vero e proprio che si chiama Trofeo degli Appennini. E poi, insomma, siccome non bastava il Motard, noi abbiamo portato dietro anche un po' tutto il nostro circo. Ecco, io però, parlando del Motard, vorrei sapere qualcosina in più. Tipo, quante sono le categorie e come sono suddivise? Beh, allora, noi abbiamo tentato anzitutto di mettere in piedi la categoria Promo Sport. Siamo gli unici in Italia a aver fatto questa categoria, che funziona un po' in modo diverso dalle altre, nel senso che per partecipare è sufficiente avere una tessera sport, che costa molto meno della licenza ed è una, diciamo, è una categoria non competitiva, non prevede una classifica generale di campionato, ma prevede una classifica di giornata, solamente una classifica di giornata, e che però la stiamo coltivando, la stiamo portando avanti, ed è un po' difficile più che altro far sapere che c'è questa cosa, perché in Italia non l'aveva ancora fatto nessuno, quindi proviamo a continuare a vedere di riuscire a portare via più gente possibile dalla strada e portarli in circuito. Dopodiché abbiamo altre tre categorie, la Basic, la Expert e la Fighters. La Fighters è ovviamente quella dei piloti forti, esatto, professionisti nonché piloti che corrono da anni, decine d'anni, hanno fatto campionati europei, campionati italiani, insomma hanno moto preparatissime, si possono vedere dei ferri incredibili nel paddock, moto da migliaia di euro, confronto a quelli che magari si vendono di solito in un campionato regionale, mentre invece insomma abbiamo fatto questa categoria. Hai trascurato una categoria però. No, aspetta. Poi c'è, io voglio arrivare lì, la Expert, poi c'è la Basic, che naturalmente la Basic è quella più bassa, diciamo, per quelli che stanno cominciando, mentre invece la Expert è per quelli che invece lo praticano già da tempo, e poi la Madame Motard, era quella. Scusa. Sei di parte? Un pochino. Chiami? Claire. Ok. Siamo con Claire, che addirittura arriva dalla Francia, giusto? È una delle poche donne che c'è qui tra noi, che tiene, diciamo, alto il nome femminile, il nome delle donne. Senti Claire, come ti sei avvicinata a questo sport? È molto divertita, ci sono poche ragazze, ma abbiamo una bella piccola gara per noi, e voilà, vengo dalla Francia per fare le gare in Italia. Fantastico! Perché in Francia non ci sono le gare per le ragazze. Ah, in questo siamo avanti, eh? Sì. Beh, mi fa piacere. Più vicino dell'Italia che delle altre gare in Francia. Senti, hai già provato il circuito? Sì. Come ti sembra? Tutto bene. Tutto bene. La moto risponde? Sì. Bene. Allora tra poco ti vedremo in pista. Sì. Ok. A parte dei vostri campionati, c'è sempre la voglia di divertirsi e di stare insieme, che si sposa direi alla grande con l'opportunità di praticare questo sport a bassi costi. Io direi che questo bisogna dirlo e anzi urlarlo. Beh sì, diciamo che comunque un circo del genere al Parco Nord di Bologna, nel cuore appunto del capoluogo emiliano, ha dei costi decisamente alti, però siamo riusciti così, esatto, siamo riusciti comunque, grazie al fatto anche che ci sono tanti piloti e anche a diversi sponsor che hanno partner più che sponsor, perché alla fine partecipano attivamente, danno dei premi, e, insomma agevolando anche molte operazioni che sarebbero in carico magari agli organizzatori, abbiamo fatto sì che il costo di iscrizione è un costo che sì, è un po' più alto di quello della singola gara dello scorso anno, però voglio dire, siamo nell'ordine dei 60-80 euro. Certo. Marco, qui siete in abbinamento al Supermotard, siete qui con i ragazzi del motoclub della FUTA che hanno organizzato questo bel trofeo degli Appennini, ma voi in realtà siete dappertutto, ambiente motociclistico, ma non solo. Non solo, la Dainese si occupa non solo di moto per quanto riguarda la protezione, ma amplia sullo sci, sullo snowboard, sulla bici e sul cavallo, perciò a 360 gradi per la protezione della persona. Il D-Store Dainese in via Stalingrado 15/6, vi aspetto tutti all'aperitivo del venerdì sera dalle 6 in poi per tutta la stagione. A presto. Non poteva mancare la piada. Da Monghidoro ritroviamo Mary e Pixel. Sempre il tuo grande amico. E abbiamo anche un'altra ragazza qua che corre a quanto pare oggi. Come ti chiami? Arianna. Arianna è una delle cinque, perché so che siete pochine. Sì. Senti, tu sei la donna più aggressiva del gruppo, eh? No. L'anno scorso hai vinto. Come ti senti quest'anno? Quest'anno ce la giochiamo con Arianna, eh. Poi anche le altre sono migliorate. È tosta anche lei? Sì. Il circuito com'è, ragazze?
È abbastanza tortuoso e quindi faticoso. Poi la terra, anche se non ha grossi salti, è impegnativa e faticosa. Noi donne siamo sempre un po' alla prova in queste gare così cittadine. E Arianna che dice? Io mi trovo un po' così sulla terra, anche se non dovrei perché vengo dal fuoristrada, però... Queste donne comunque, ma una curiosità mia, rapporti lunghi o corti? Io corti. Corti. Più veloce rispetto a lei, ma sembra che la Mary riesca a concludere addirittura tutto il primo giro in testa. Pixel che dice? Facciamo correre anche Pixel. Sì, è Pixel, adora il fuoristrada, se lo metti nella terra comincia a correre come un matto. Pilota da tenere sott'occhio in particolar modo? Beh, allora, in testa campionato sicuramente Girardi, pilota numero 30 con Suzuki, e ha dimostrato di avere un passo eccezionale. Oggi però in gara c'è anche un tal Piva, Matteo, conosciutissimo a livello italiano, che secondo me in gara 2 vedremo una bella battaglia. Poi invece dalle retrovie sta nascendo un pilota con numero 57, tra l'altro è del nostro motoclub e della nostra squadra corse, e si chiama Fiorentini Davide, ha vinto oggi la sua prima manche, vedremo. Bologna ha portato bene. Vedremo se continuerà la sua impresa, insomma. Suzuki, Girardi, poi al terzo posto, Piva, Matteo, sembra di riconoscerlo, poi ancora, vediamo, tentativo da parte del numero 8, Covezzi. Attenzione della terra, subito due cadute, tre piloti coinvolti, riesce a ripartire Covezzi, va per terra, c'è ancora il numero 14, Piva, proprio l'uomo vincitore di gara 1, e rimane fermo ancora Girardi in testa al campionato, sprezza qui sul traguardo Covezzi seguito da Vigliatore. Senti, però la cosa carina anche che avete organizzato questa gara in un contesto, diciamo, di pura passione per i motori, giusto? Certo, abbiamo naturalmente amplificato il raggio d'azione, siamo andati a prendere dentro tutto il nostro reparto enduro, l'abbiamo coinvolto e gli abbiamo fatto deforestare una parte del Parco Nord. Ho visto. Ci toccherà rimettere tutto come era prima, riseminare. Avete un bel po' di lavoro da fare. Farò il contadino la prossima settimana. Tra gli sponsor tecnici del motoclub della FUTA abbiamo MST. Manuel, vuoi presentare la tua azienda? Molto volentieri. MST è andata sul mercato agli occhi di tutti l'anno scorso, in giugno, e una delle prime collaborazioni nate è stata appunto col motoclub della FUTA, per la quale costruiamo le piastre di sterzo, e vedo che i ragazzi oggi le stanno portando veramente al limite dell'utilizzo. Oltre a questo, quindi i particolari ricavati dal pieno, diciamo su richiesta esplicita del cliente, ci siamo proposti sul mercato con restyling di moto che ormai sono icone, come il GS Adventure, piuttosto che una moto che ormai non è più in produzione ma è nel cuore di tutti, l'HP2 Enduro, portandola con una veste da cariana in stile desertico. Abbiamo un reparto enduro che si sta infoltendo decisamente, e quest'anno abbiamo deciso di coinvolgerli non solo con il classico fettucciato di carnevale, di team maschera eccetera, ma anche in questa manifestazione di motori, perché insomma il Parco Nord era grande, per riempirlo il supermotardo non bastava, e quindi andava a inventare qualcosa. Esatto. L'enduro è uno sport che in Italia è vietato, è lo sport che siamo campioni del mondo, siamo in cima, no, a tutte le classifiche, però in Italia è vietato. Allora bisogna creare delle location adeguate dove poter svolgere questo tipo di attività, questo sport, questa disciplina, ed ecco che così ho chiamato in causa i nostri principali alfieri del motoclub qui in rappresentanza. Sentiamo, perché c'hanno questi nomignoli molto simpatici e curiosi. Allora diciamo solo i nomignoli perché tanto quelli saranno ricordati. Okay, abbiamo Briscola, abbiamo Calamita e Tequila. Loro sono i tre che per primi, quando ho detto ragazzi c'è da fare qualcosa al Parco Nord,
per arare un po', per potare un po' l'erba, e loro subito hanno detto noi ci siamo, e quindi eccoli qua. Questa è tutta opera loro, voglio sottolinearlo. Ci sarà da fare ancora dopo. Dobbiamo ringraziare lui che ha organizzato questa cosa. Dobbiamo ringraziare lui in special modo che ha organizzato tutto questo e ci ha dato questa possibilità, grande possibilità. E tra l'altro quanta gente avete avuto anche ieri? Abbastanza, abbastanza. Ieri una ventina di persone giravano, oggi un'altra ventina più o meno, pomeriggio contiamo arriva qualcun altro, insomma. Siete contenti, no? Ma ho sentito anche che vi occupate dei bambini. Sì, 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 c'è lo spazio per i bambini, vedi, sono già lì in pista che provano di buttarsi, sì. Cerchiamo di creare un'educazione all'enduro, perché insomma... Di replicare le difficoltà che ci sono nei boschi in un piccolo spazio come questo, e di far vedere alla gente come possono essere superate in moto, di far vedere ai bambini che è divertente anche il rapporto con la natura e con questo sport. E soprattutto è uno sport sano. Di gruppo, di gruppo, di gruppo. Succede, è scoppiata la guerra, non so nulla. Voi glielo già sparati, quindi siamo messi a posto. Sì. Sì, sì, così. Ma vogliamo raccontare invece cosa andate a fare, che il nostro pubblico si sta già spaventando. Niente, no. Quello che facciamo noi non è altro che una guerra simulata, cioè una replica di una guerra però con fucili finti. In repliche reali, comunque no, qui alla gente che non fa male a nessuno. Ovviamente. Finti, ma hanno i pallini questi, sì. No? Siamo di Reggio Emilia intanto, siamo venuti nella terra dei nemici, sparano pallini, siamo dentro al giao di Potenza, quindi siamo dentro la legge italiana e ci divertiamo così. Ogni domenica andiamo a sparare. Adesso sta venendo fuori il laser, che è ancora più sicuro. E cosa ci fate qua al Life Motor Show? Allora, siamo insieme a Larry, che è uno degli organizzatori, gli diamo una mano a Reggio, al campo volo, e ci siamo uniti per fare qualcosa di più, oltre che alle moto, al drift e tutto quanto. Ci abbiamo anche raduno di macchine che vengono dopo, sempre di Castellarano. Allora, tutti questi attrezzi sono funzionanti? Sì, allora, questa è la radio, la Midland, classica, che usano tutti. Il jack qua è a seconda di chi vuole qualcosa come il jack, oppure c'è l'audio, c'è la cuffia come quella vera. Questa è la mimetica italiana ufficiale che usano adesso. E poi qui abbiamo quello per bere, la sacca qui dietro, Camelback si chiama. Ma che c'è, acqua o vino? No, perché non mi fido mica. Acqua. Acqua. Si gioca però c'è il vino. Acqua perché si fa su delle montagne così, quindi acqua. Acqua. Il vero alpino ci aveva il vino. Esatto, qui c'ho i portacaricatori e niente, questo è un body armor, è un tattico da body armor, semplicissimo. E che dire ancora? Come funziona il gioco? Vi dividete a squadre? Ci dividiamo squadre e praticamente c'è un attacco e una difesa e poi dipende, ci sono vari obiettivi, quali una bomba a tempo, un ostaggio e... Ci dividiamo nel gioco e seguiamo i vari obiettivi, come nelle guerre vere. Quanti siete? Allora, noi qua siamo in pochi, però siamo una trentina noi, però facciamo dei tornei anche da 70-80 persone. Ci sono delle 24 ore, poi visori notturni, molto Tutte le domeniche mattine ci troviamo, non solamente solo noi, ma si organizzano amichevoli con altre squadre e tutte le domeniche mattine, dalla mattina fino al pomeriggio, giochiamo e stiamo insieme, come dice il nostro sport, per divertirci. È un'attività sportiva, si sta all'aria aperta. All'aria aperta, insieme, è uno sport a tutti gli effetti, siamo coperti da assicurazioni, perché ovviamente per giocare bisogna avere un'assicurazione. E niente, la base del nostro sport è stare insieme, divertirci e stare all'aria aperta. E giocano anche le donne. E giocano anche le donne. Ci sono un sacco di donne anche che giocano. Sono le più cattive le donne. Sono le più cattive. No, non avevo dubbi.
Sempre grande spettacolo con il drifting, bellissimi gli innesti e i cambi di direzione calibrati al millimetro ma effettuati in completa sbandata controllata. Fatelo nella maniera giusta, lontano dalle strade, nei circuiti, nelle occasioni come questa. Ringraziamo tra l'altro l'organizzazione di averci fornito questa attività. Giorgia, che bello ritrovarti! Sì. È un piacere, è un piacere, è una fortuna anche, insomma. Senti, prima ti lamentavi un pochino che hai detto che ieri sei caduta un po'. Sì, perché lo sterrato è un po' sabbioso e allora dovevo fare un assetto migliore alla moto e invece ho migliorato un po' con le forcelle, mi hanno dato 2-3 consigli e sono caduta stamattina subito perché non potevo perdere l'abitudine, però poi ho capito come la devo prendere, con il nuovo assetto va meglio e cerchiamo di fare una buona gara. È una vera centaura, è sempre sulle due ruote. Mi piace molto la passione, è faticoso, ma c'è possibilità di farlo. In quale categoria corri? Madame Motard, corriamo insieme alla Basic per una questione di numero, perché noi ragazzuole siamo sempre un po' in difetto a livello di numero di partecipanti. Quante siete? Siamo in 5 e siamo ancora un po' poche. Quindi voglio invitare le ragazze che ancora non lo fanno. Facciamo un bel invito su Biker Explorer, venite a correre con i ragazzi del motoclub della Futa, abbiamo bisogno di donne per il trofeo degli Appennini. Venite a provare perché è uno sport fantastico, è faticoso ma dà un sacco di soddisfazioni, non costa tanto e ci si può provare. Grazie mille Giorgia, adesso vatti a preparare perché questa volta non devi cadere. No, va bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Don't stop. Ed ecco che se ne va un altro weekend dedicato al sound dei motori, un'opportunità questa per scoprire insieme da vicino l'avvincente mondo del supermotard con le sue regole, le sue strategie e i suoi personaggi. E in quanto a noi mi raccomando, continuate a seguirci su bikerexplorer.tv. Programma in collaborazione con Magnitudo, www.magnitudostyle.com. Freeway Bike, il custom in edicola. Franco Cuoio, borse e accessori per moto e bici. Focus Bike Italia,